L'album d'esordio del gruppo post-punk italiano CCCP si intitola Affinità e divergenze fra il compagno Togliatti e noi, sottotitolo Del conseguimento della maggiore età. Prendendo oggi a prestito parte del titolo di questo capolavoro della musica contemporanea, e mi raccomando non storcete il naso perché è un capolavoro della musica contemporanea, dicevo, prendo oggi a prestito come parte di questo titolo per parlare del Tour de France 2019. Il titolo è infatti Affinità e divergenze fra il Tour 2011 di Thomas Voeckler e quello 2019 di Julian Alaphilippe, sottotitolo Della Francia che ci riprova. Perché appunto ci sono delle affinità, un corridore che di fatto non ha mai fatto classifica in un grande giro, che si trova con la gialla, con la maglia gialla prima delle Alpi, è un discreto vantaggio sulla concorrenza. Tra le affinità ci sono anche le boccacce in salita, però ci sono pure delle divergenze. Voeckler si era avvantaggiato nella tappa incriminata dell'incidente auto che coinvolse anche Overland, comunque con una fuga, quando era stato lasciato andare dal gruppo. Alaphilippe in buona sostanza è sempre partito dalla testa contro i suoi avversari diretti, e a cronometro per giunta li ha battuti tutti. C'è una storia però in realtà tra questo Tour 2011 e quello 2019 che si ripete, è la storia di un Tour che per ora è veramente molto bello e combattuto, lungi dall'avere un dominatore in verità, quando entriamo nell'ultima settimana di corsa, pur con un corridore che in salita ha fatto vedere numeri splendidi. Allora si trattava di Andy Schleck, oggi è Thibaut Pinot, e con un disegno sulle Alpi che lo ricorda da vicino, dico, il Tour 2019 ricorda da vicino quello del 2011, la tappa che finisce a Valoire quasi la fotocopia di quella del Galibier del 2011. Quella fu un'edizione memorabile, anche per quello che fece Voeckler nell'ultima due giorni per difendere sulle Alpi, per difendere la sua maglia gialla. Questa ha tutte le caratteristiche per esserlo altrettanto. Bene, io con questo concludo e vi introduco ai temi caldi di quest'ultima settimana di Tour de France e di questa settimana di ciclismo. Ciao a tutti e a tutte e benvenuti al 102esimo episodio di Cycling Chronicles. Io sono Giacomo Lini, sono uno dei conduttori di questo podcast. Dico uno dei perché con me c'è a farmi compagnia Giuseppe Campolo, meglio noto come Primo. Ciao Primo, tutto bene? Buon pomeriggio Giacomo, un caro saluto ai nostri ascoltatori. Tutto bene, tu come stai? Hai finito di fare avanti e indietro come un contrabbandiere? No, in realtà, perché questo fine settimana vado a trovare il piccolo Giorgio dall'Ohio che si è trasferito ad Amsterdam. Ah, vabbè, splendido. Però ti muovi in senso inverso rispetto. Sì, esatto, mi sposto in direzione ostinata e contraria. Boccheggiante, ti immagino come i nostri boccheggianti ascoltatori, caldo su tutta la penisola, ma caldo su tutta Europa, a quanto pare. Sì, a quanto pare sì, questi giorni sono proprio disastrosi, specie per viaggiare in pullman. Ma veniamo al Tour de France, perché sono quasi sicuro, non del tutto, ma quasi sicuro che i nostri ascoltatori non ne vogliono sapere granché delle nostre avventure con Flixbus, ma più che altro vogliono sapere quello che pensiamo di quello che sta succedendo in questo Tour de France. Si è appena conclusa la seconda settimana, c'è stato ieri il giorno di riposo, noi registriamo in via del tutto eccezionale di martedì. Si è conclusa la seconda settimana, una seconda settimana che ha dato delle risposte piuttosto chiare su quelli che sono i valori in campo, nel senso che ha ristretto a 5-6 corridori i nomi papabili per la maglia gialla finale in definitiva. Quello che è successo dal punto di vista delle tappe sono state, vabbè, la vittoria di Caleb Ewan, che ci ha regalato uno di quei momenti in cui vale la regola che quando parlo di un velocista che non vince, il giorno dopo vince. Ma se ricordo bene, tu non più tardi di 2 minuti fa mi hai detto che il Tour di Matteo Trentin è molto deludente, vero? Sì, vero? L'ho ripetuto diverse volte. Scherzo, no, però ecco, lo sto facendo diventare scaramantico, lui che assolutamente odia queste cose. Vabbè, i nostri ascoltatori sono disinteressati anche a questi rapporti, quindi andiamo avanti. Vittoria di Caleb Ewan, poi cronometro di Po. Sì, c'è stata la tappa che non c'è stata prima, la tappa di Bagnères de Bigorre, a cui vi rimandiamo, guarda, noi lo linkiamo, il tuo contributo semiserio in realtà, di valutazione sulla tappa di Bagnères de Bigorre. Quadro di Rembrandt. Esatto. Vabbè, non vi dico niente, lo mettiamo nei link all'episodio, leggetevelo, veramente una cosa molto bella, molto, cioè, simpatica, che ha scritto Primo. È semiserio, cioè ci sono degli aspetti chiaramente ironici sulla condotta di gara della Mitchelton, ma non solo, anche della Movistar a un certo punto, veramente veramente bello. Veniamo alla cronometro di Po che
ci priva di uno dei protagonisti di questo Tour de France, non per la classifica finale, ma già vincitore di tappa, Wout van Aert, 2 mesi di stop per lui, è uscito proprio in questi giorni dall'ospedale dopo una brutta caduta, e in compenso ci consegna quello che potrebbe, a questo punto incominciamo a domandarcelo seriamente, essere uno dei protagonisti per la classifica finale. Mi riferisco a Julian Alaphilippe, che vince la cronometro con una quindicina di secondi su Geraint Thomas, più staccati da tutti gli altri. Si difendono bene tra gli altri Uran e Pinot, però quello che sorprende è questo Alaphilippe. E ci si inizia a chiedere: ma dove potrà arrivare Julian? Te lo chiedo un po' anche a te. Aspettiamo domani, questo è stato il mantra delle ultime giornate. Allora, Perché cos'è successo il giorno dopo? il giorno dopo è successo che si arrivava sul Tourmalet anticipato soltanto dalla salita del Soulor in una tappa corta. Noi cominciavamo ad aspettarci che prima o poi il contesto avrebbe presentato il conto ad Alaphilippe, e mi sono ritrovato alla fine della tappa del Tourmalet a dover ripetere come un mantra: aspettiamo domani, perché in realtà nessun conto è stato presentato. Alaphilippe ha concluso a credito anche la tappa del Tourmalet, una tappa in cui si è imposto Thibaut Pinot, che ha cominciato ad avanzare la propria serissima candidatura alla vittoria finale di questo Tour de France, in un ragionamento più che altro in prospettiva, perché per via delle vicissitudini occorse anche nei giorni precedenti, il suo distacco in classifica generale comunque era, possiamo dire, rilevante. Ma quello che ha mostrato sul Tourmalet, raddoppiato da quanto accaduto il giorno dopo, ha fatto vedere che Thibaut Pinot sicuramente è in contesa per la vittoria finale, non soltanto per un podio. Su Thibaut mi sa che ci possiamo sbilanciare. E ha fatto vedere anche una frazione che taluni hanno definito deludente, una frazione che più che altro si imposta sul ritmo, in cui si sono viste cose particolari, la particolare situazione in casa Movistar di cui parleremo successivamente. Ma ripeto, un Alaphilippe che era immediatamente dietro al connazionale e che sul Tourmalet non è affatto crollato, anzi è andato assolutamente benissimo. E quindi io ripetevo come un mantra: aspettiamo domani. Cos'è accaduto domani? Io ti giro la domanda: cos'è accaduto il giorno dopo a Cos'è Pratt accaduto l'altro ieri, quindi mi stai Albi? chiedendo? Esattamente. È accaduto che effettivamente Julian Alaphilippe ha iniziato a perdere le ruote dei migliori in salita. Nel finale della tappa verso Pradalbi ha pagato non un distacco eccessivo da Thibaut Pinot, tale da consentirgli di mantenere ancora la maglia gialla. Thibaut Pinot, che ha guadagnato ancora su tutti, in questo caso sono stati Landa, è riuscito a stargli a ruota nel finale anche perché si era avvantaggiato prima. Torneremo anche su questo. Dicevo, è stato Landa a riuscire a stargli insieme, poco distanti Buchmann e Bernal, un po' più indietro Kruijswijk e Geraint Thomas. Alaphilippe nel finale è sembrato effettivamente craccare, ha provato ad andare dietro a Thibaut Pinot, poi ha pagato a caro prezzo. Con un altro svolgimento di corsa avrebbe potuto pagare ancora di più. Secondo me ci sono stati degli evidenti errori dal punto di vista della gestione delle ammiraglie. Poi dopo ci concentreremo anche su questo. Quindi direi che arriviamo con una situazione di classifica che al momento vede Julian Alaphilippe con 1 minuto e 35 su Geraint Thomas, 1,47 su un solido comunque Steven Kruijswijk in queste giornate, a 1 minuto e 50 quello che è sembrato il più brillante in salita Thibaut Pinot, poi Egan Bernal, Emanuel Buchmann 2,02-2,14, 4,54 Mikel Landa che paga varie vicissitudini e si trova comunque ad essere particolarmente staccato dai primi, pur avendo mostrato una condizione in salita degna dei migliori scalatori di questo Tour de France. Direi che possiamo stare con questi nomi. Già Alejandro Valverde, che è ottavo, lo vedo decisamente un gradino indietro agli altri nomi che Sì, abbiamo e fatto quindi quest'oggi. abbiamo una situazione che non ci saremmo aspettati, dai, diciamo la verità, andiamo subito al punto, non perdiamo tempo. Abbiamo Alaphilippe con un vantaggio che tu hai definito discreto, io considerazione più che della tipologia di corridore, di quello che doveva essere il suo Tour de France alla vigilia, una situazione inedita per lui in carriera, una situazione assolutamente inaspettata per noi sulla base di quanto prefiguravamo per questo Tour de France. È soprattutto una situazione particolare perché, come hai ricordato tu in sede di presentazione, non è una fuga a bidone, non sono state le circostanze particolari e contingenti, come spesso si vedono nei grandi giri, a determinare quella che è una gialla virtuale, perché non è una gialla virtuale, è una gialla conquistata sul campo da dominatore in determinati contesti, in determinate tappe che sembravano scritte
disegnate su misura per lui, con una prestazione a cronometro assolutamente comprensibile se si guarda la tipologia di atleta, ma su cui io credo che pochi avrebbero puntato, e soprattutto con un piglio in salita tra la planche del Belfiglie, perché dobbiamo recuperare anche quella, Giacomo, a questo punto col senno di poi. A questo punto sì, assolutamente diventa rilevante. E sul Tourmalet e le prime crepe che invece si sono aperte su Pradalbi a normalizzare un po' la situazione. Posso dire normalizzare, perché su Alaphilippe, sulla prestazione di Alaphilippe si sono accavallate tutta una serie di dubbi, tutta una serie di atteggiamenti di stupore man mano che la sua leadership andava consolidandosi. Io dico appunto questo: Pradalbi secondo me ha segnato l'inizio della normalizzazione del tour di Julian Alaphilippe. Sì, è una considerazione chiaramente che sembra corretta, anche perché, diciamo così, imposta un trend verso dove sembrerebbe poter andare il tour di Julian Alaphilippe, che in questo momento, visto il vantaggio, vista la condizione che ha mostrato l'altro giorno in salita, potrebbe non vederlo, diciamo così, nemmeno sul podio finale. Però ci sono dei però anche da questo punto di vista, nella misura in cui comunque Pradalbi è arrivato prima del giorno di riposo, lo stesso Julian Alaphilippe ha avuto modo di riposare. Questo vale anche di fatto per la tappa che si sta svolgendo ora. Abbiamo appena preso, tra l'altro, della sfortunata caduta di Jakob Fuglsang, che si ritira dal Tour de France. Comunque vale anche in linea di massima per la tappa di oggi, salvo inconvenienti che non auguriamo di questo tipo. E soprattutto c'è una tappa, secondo me, prima della tre giorni alpina finale, in cui, volendo, il finale si presta molto a un corridore fortissimo in discesa come Julian Alaphilippe. È un terreno su cui la squadra, che chiaramente è deficitaria in salita, può ancora tentare di tenere chiusa la corsa, e se dovesse prendere 30-40 secondi sulla concorrenza in quella tappa, tra buono e tra vantaggio guadagnato, ricordiamo che Pinot non è molto forte in discesa, anzi, pur migliorato negli ultimi anni, allora riprenderebbe quota la sua candidatura come possibile vincitore finale di questo Tour de France. Ci sono questi due aspetti che bisogna bilanciare. Certo è che alla vigilia delle tappe pirenaiche, ma ancora prima, la vigilia della crono, la domanda che ci eravamo posti nell'ultimo podcast era: ma potrà Alaphilippe arrivare in giallo ai Pirenei, alla fine dei Pirenei? No, assolutamente. Farà classifica Alaphilippe? No, assolutamente. Prendiamo la cenere e mettiamocela sul capo, perché a quanto pare non è così. Il compito che ci è riservato oggi è un compito arduo. Noi, dopo 100 episodi, possiamo parlare con una certa onestà e una certa schiettezza ai nostri ascoltatori, che da un lato c'è, secondo me, la volontà di fuggire da una necessità, che è quella di spiegare la situazione di classifica di Alaphilippe, semplicemente liquidando la questione, attribuendogli quelle caratteristiche da fenomeno che effettivamente ha. Però, a rigor di logica, in considerazione del fatto che alla vigilia del Tour de France tutti quanti, noi compresi, hanno parlato di tutto, abbiamo parlato di tutto, di questo scenario o di uno scenario comparabile a questo non abbiamo parlato e non ha parlato nessuno. Chiaramente, se Alaphilippe è un fenomeno, perché non prefiguravamo questo prima del Tour? Perché chiaramente qualcosa che appariva come inaspettato. Per quanto fenomeno, questo resta un ciclismo a compartimenti stagni, di cui abbiamo sempre parlato, quindi o è l'occasione per cercare di cambiare forma mentis, sarà Alaphilippe evidentemente ed eventualmente a farci cambiare forma mentis, oppure delle spiegazioni vanno date. Secondo me delle spiegazioni ci sono, e c'è anche l'altro lato, l'altra faccia della medaglia, come dicevo in precedenza. L'altra faccia della medaglia è quella di provare a spiegare senza cadere nelle insinuazioni che proprio fuori dai denti sono state avanzate sui social, non soltanto da parte di osservatori dell'ultima ora come possiamo essere noi, quindi semplici appassionati, ma ci sono stati anche giornalisti, opinionisti che noi in passato abbiamo citato. Io ti ho mandato uno screen ad esempio di un tweet di Silvia Kelly, non so se ti ricordi, quando noi parlammo delle sue valutazioni su Dumoulin. È comunque una firma autorevole d'oltremanica, perché è una prestazione che ha destato stupore. Io credo che il problema nella prestazione di Alaphilippe sia legato, nella lettura della prestazione di Alaphilippe, sia legato alla mancata oculatezza nel guardare tutta una serie di demarcazioni temporali a cui il Tour di Alaphilippe deve essere sottoposto. Mi spiego. Tutto quello che è accaduto fino alla cronometro di Po è assolutamente normale, rientra assolutamente nell'ordine delle cose.
quello Crono di poco compresa? Crono di poco compresa. Crono di poco compresa, okay. Perché alla Filippe è un corridore capace di andare forte a cronometro. Non era un cronometro per specialisti, non era assolutamente un cronometro per specialisti, perché era un cronometro